Sonte e Pizzarotti hanno tradito il Movimento 5 Stelle, nuove carte contro Murare, questo è il titolo un po' pastone anche in questo caso, un box sempre che accompagna questo articolo, l'ex assessore Minenna, liti tra correnti, dossier ignorati. E di spalla Michele Serra torna sulla famosa polemica Ferrante, riaperta dall'articolo del Sole 24 Ore di domenica. Lasciate a Ferrante il diritto all'assenza. Uno scrittore non va giudicato dalla faccia o dal nome, ma dal libro, scrive Michele Serra, una sacrosanta verità, scoop, diciamo così, un po' vaporosi, questo del Sole 24 Ore. Voglio dire, il titolo del pur bravo giornalista che ha compilato questo pezzo facendo delle indagini sui conti e così è stato addirittura accompagnato domenica da un editoriale del direttore del Sole 24 Ore napoletano per voler sottolineare appunto questo pezzo di giornalismo di indagine che in realtà si trascina un po' da anni cercando di inquadrare la vera identità di Elena Ferrante, appunto. Sole 24 Ore, Good Bank, caso Deutsch, le contromosse del Tesoro, Padova, non sono in vista nazionalizzazioni di banche. E a centropagina, Banca Italia, crescita dell'1%, ambiziosa. La Stampa apre proprio con le banche da salvare, titola tra Italia e BCE a braccio di ferro e a centropagina la fotonotizia in Polonia lo sciopero delle donne. Poi una notizia, i medici USA Berlusconi, niente politica, fa parte un po' di questo teatrino della vicenda di Berlusconi, è andato negli Stati Uniti per curarsi proprio quando aveva delle questioni legali da risolvere in Italia, ma insomma. Non è la prima volta che c'è questo giochino da parte dell'ex Presidente del Consiglio e questa volta appunto c'è la dichiarazione dei medici americani, basta con la politica, insomma si sta preparando un ritiro un po' come i grandi leader del mondo. Vedremo appunto questo centrodestra italiano a quali altre sorprese. Quali altre sorprese ci riserverà? Il Messaggero, troppo ottimismo sul PIL, anche qui l'apertura è su Banca Italia, la fotonotizia invece è su un fatto di cronaca a Roma, turista stuprata in centro, colpita al volto e poi l'orrore. A centropagina, Grillo ora prepara il dopo Muraro, indagato anche l'ex amministratore delegato Panzironi. Il giornale, come difendere i soldi dal rischio Deutsche Bank? Ecco, questo titolo del giornale è sicuramente quello più realistico di tutti. Perché? Perché sulle banche non c'è da stare per niente tranquilli e quello che sta succedendo un po' sotto traccia potrebbe avere degli epiloghi, diciamo così, preoccupanti. Sicuramente da tenere presente Deutsche Bank, ma anche altre banche italiane, non soltanto Monte Paschi di Siena, naturalmente, perché poi è tutta una catena. Il mattino, l'addio che spacca i 5 Stelle, Pizzarotti lascia il movimento, arrivisti e arroganti, dice Grillo, gli risponde, goditi 15 minuti di gloria. E poi a centropagina, Banca Italia al governo, crescita, stime alte, il secolo XIX, piano banca, l'Italia sfida il no della BCE, la nazione cannonate sulla manovra, il tempo, commissariati, dormitorio per bimbi perduti. Questo allarme sui vari commissariati è stato lanciato ieri anche dal sindacato della polizia della CGIL, il SIULP, che dice appunto che la situazione si sta facendo difficile in Veneto. Qui il tempo fa un focus sulla situazione invece a Roma. Minorenni senza tetto, rifiutati, scusate, dai centri d'accoglienza, struttura al collasso, gli agenti se ne fanno carico tra arrestati e scrivanie. Questa è la situazione. Il Fatto Quotidiano. La manovra è un falso in bilancio, titola, questa volta Fatto Quotidiano fa un titolo un po'
nel solco degli altri giornali, ma sicuramente sottolineando in maniera negativa. Poi nella scatola alta, Ilva più 26% di bimbi malati, se Renzi non fa nulla rischia. L'Unità dalla parte dei migranti, l'Unità è alla notizia del giorno prima, appunto sulla vicenda di Lampedusa che ricorda le vittime. Bene, questo è tutto per la nostra rassegna stampa. Noi vi ringraziamo per l'ascolto. Adesso va ancora un po' di musica, quindi tra pochi minuti l'appuntamento con lo spazio dedicato ai libri per bambini. Rossana dell'edicola La Casetta di Castelvetro ci parlerà di un libro molto interessante che ha scovato andando un po' in giro per questi incontri librari in giro per l'Italia. Stavolta la fiera era vicino a casa, ma insomma ha scovato davvero un bel libro, c'è da starla a sentire. A tra poco quindi. Thank you.
Allora, come tutti i martedì, anche oggi abbiamo ospite dei nostri microfoni Rossana dell'edicola La Casetta di Castelvetro. Dunque, Rossana, oltre a dare una mano al figlio, che è l'edicolante titolare, diciamo così, ha sviluppato però in questi mesi una iniziativa davvero interessante, quella della lettura dei libri per bambini. E così è nata quest'idea di collaborare con Radio Rete Edicole per segnalare quei libri per bambini che, diciamo così, sono importanti, diciamo, così ben fatti, così ben scritti, che vale la pena davvero segnalarli e segnalarli anche agli altri edicolanti, perché lo voglio ricordare. I bambini spesso frequentano l'edicola per i fumetti, per i giocattoli e così via, magari anche per i libri sarebbe una cosa positiva da poter sviluppare. E così abbiamo già da un po' pensato di tenere aggiornati gli edicolanti con le ultime uscite o comunque con le uscite che vale la pena presentare ai piccoli lettori. Allora, innanzitutto, buongiorno Rossana. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie della bella presentazione. Sì, è vero. Doverosa. Allora, ci eravamo lasciati l'ultima volta con un festival, passa la parola, che c'è stato dalle tue parti dedicato anche alle letture per bambini. Tu chiaramente sarai stata in prima fila in questo festival. Ecco, se ci fai una brevissima scheda, perché poi passiamo a parlare di un libro importante. Sì, allora, il festival è terminato ieri sera, non sono riuscita a partecipare a tutto perché, come sapete, oltre a dare una mano a mio figlio, faccio anche l'educatrice di nido, perciò la mattina ero molto murata. Però niente, è finito ieri con Bruno Tognolini e un altro scrittore che non conoscevo, che si chiama Francesco D'Adamo. Però ve ne parlo in una seconda parte di Francesco D'Adamo. Allora, io sono cresciuta con Bruno Tognolini, perché comunque ho sempre cantato a mio figlio quando nelle lunghe notti non dormivo, era ammalato, Pin Pirulin piangeva, voleva mezza mela, la mamma non l'aveva e Pin Pirulin piangeva. A mezzanotte in punto è passato un aeroplano e sotto c'era scritto Pin Pirulin sta zitto. E non so se era Bruno Tognolini o finalmente si addormentava e mi addormentavo anch'io. Comunque è uno scrittore meraviglioso, un sardo meraviglioso proprio, perché comunque nella sua statura piccola è un grande uomo, perché comunque ha fatto delle filastrocche proprio il suo lavoro e si vede che gli piace ancora fare. Perché c'erano i bambini lì seduti su un grande tappeto vicino a lui, i bambini gli dicevano tipo dito e lui dopo cominciava con una filastrocca. Gli dicevano luna e lui inventava una filastrocca. È stato un grande, ha saputo tenere i bambini, non quelli più piccoli, ma quelli più grandi, in una maniera proprio deliziosa. E devo dire che oltre a un pubblico di bambini c'erano anche tante mamme, e anche dei papà, sono contenta. Perché comunque a Castelvetro era la prima volta che questo festival passava solo nelle grandi città, tipo Modena e Bologna. Stavolta è venuto anche da noi a Castelvetro, poi anche a Vignola, e c'è stata una bella affluenza di pubblico. Ci sono Bene. stati dei grandi nomi, tra cui Marco Bagliani.